Terza giornata del girone di ritorno al Palacastellane di San Severo, stanno per sfidarsi l'Allianz Cestistica San Severo e la Golden Gas Senigallia. La formazione marchigiana è stata l'unica a battere i gialloneri nelle trasferte fin qui disputate dalla squadra di coach Piero Coin, quindi voglia di rivalsa per Ricci e compagni. Una partita importante per mantenere il primo posto in classifica, occhio al Palacastellana, un orecchio a quando succederà sul campo di Martina Franca dove giocherà la Bigioni Shoes Montegranaro, e tra 7 giorni proprio nella Bombonera di Montegranaro si sfideranno le due formazioni che attualmente, prima di questo turno, sono al primo posto in classifica. Sarà anche l'ultima giornata in campo con i colori gialloneri di Cristian Vitanostra, che verrà salutato dal pubblico del Palacastellana. Ci sono tanti elementi per poter seguire una gara che si preannuncia molto molto interessante. Buonasera, buonasera dal Palacastellana di San Severo. È la terza giornata del girone di ritorno. Sui legni dell'impianto sportivo al coperto più grande di Capitanata stanno per sfidarsi l'Allianz Pazienza Cestistica Città di San Severo e la Golden Gas Pallacanestro Senigallia. Senigallia è stata l'unica formazione a battere la formazione giallo-nera nelle partite giocate in trasferta fin qui. È stata la prima squadra a infliggere la sconfitta alla squadra di coach Piero Coin. Ricordiamo, delle due in totale, la prima è giunta al palazzetto dello sport di Senigallia, la seconda la domenica successiva qui al Palacastellana per mano della Bigioni Montegranaro. Il quintetto della Allianz San Severo in campo con Marmugi, Ciribeni, Di Marco, Icangi e Quarisa. Per Senigallia in campo Maddaloni, Marinelli, con il numero 5 Pierantoni, con il numero 9 Barsanti e con il numero 12 Michele Caverni. In campo ci sono 3 giocatori che il 9 gennaio hanno disputato l'All-Star Game. Oltre a Caverni della formazione biancorossa, i 2 gialloneri Icangi e Quarisa. E proprio Icangi è stato eletto l'MVP della manifestazione. Subito il servizio per Icangi, l'apertura per Quarisa, Di Marco, Quarisa e l'appoggio a canestro. 2 punti per Quarisa, ma che potrebbero iscriversi al referto, 1 punto a testa tra il play titolare Mattias Di Marco e il lungo Andrea Quarisa. Infrazione di piede per San Severo, 9 minuti e 36 secondi da giocare, partita ovviamente appena cominciata. Marinelli per Maddaloni per il tiro sbagliato, anzi no, c'è stata la stoppata a Michele Caverni e rimessa ancora per Senigallia, 11 secondi a disposizione. Palo per Marinelli sul tiro che prende la parte esterna del tabellone, prova a strappare Ciribeni, va in sottomano e realizza. Nonostante il tentativo di marcatura da parte di Pierantoni, 4-0 a Quarisa, ha seguito il canestro di Leonardo Ciribeni. Maddaloni prova ad andare fino in fondo, va, realizza il primo canestro di Senigallia. Icangi prova ad aprire, la palla però è recuperata da Maddaloni che va a sbagliare con tanto mestiere. Luca Marmugi è andato a disturbare il contropiede di Maddaloni. Di Marco per Ciribeni, nell'angolo Marmugi, ancora Ciribeni, 8 secondi per questa azione di attacco giallonera. Ciribeni fino in fondo, palla sporcata, saranno 4 a disposizione dopo la rimessa da fondo campo di cui se ne incarica come al solito Di Marco. Alto per Ciribeni che deve andare subito alla conclusione, lo fa in sottomano prima dello scadere dei 24 secondi, erano 4 poi alla fine. 8 minuti e 15, 4-2.
Barsanti prova il tiro, sbagliato, il rimbalzo lungo è recuperato da Marinelli, palla sporcata da Marmugi, rimessa per la formazione biancorossa, si lamenta di un contatto falloso coach Alessandro Valli, che nel corso della settimana si è lamentato tantissimo per la direzione arbitrale nel match giocato in casa domenica scorsa e perso con la BCC Vasto. Marinelli a vedersela con Quarisa, prova ad incrociare, poi apre per Maddaloni, dalla lunga distanza Maddaloni è corto ancora, il rimbalzo di Di Marco, attacco Allianz, si ferma Di Marco, dentro per Quarisa, va al tiro Quarisa, è corto, il rimbalzo di Pierantoni, Maddaloni, c'è il fallo di Icanci su Barsanti, primo fallo del match, quello speso dal giocatore di Voghera. Direzione arbitrale affidata a Giuseppe Langella e Marco Silva. La rimessa per Maddaloni, va dalla lunga distanza di nuovo alla conclusione, ancora una volta è sbagliato il tiro del giocatore in maglia numero 11. Prova Di Marco e anche Di Marco non riesce a centrare la retina dalla lunga distanza. Non ancora giunge il primo canestro dai 6,75, neanche in questa occasione. Approssimativo anche la conclusione da parte di Capitan Pierantoni. Caverni apre per il passaggio che non raggiunge Marinelli. Ciribeni. Palleggio Ciribeni stoppato da dietro da Caverni. Poi apre per Marmugi, da tre Marmugi, primo ferro e il rimbalzo in attacco è recuperato dall'Allianz. Ancora Marmugi, questa volta c'è. Dimostra tanto carattere Luca Marmugi, dopo aver sbagliato qualche istante prima, gli è ricapitata la possibilità di andare alla conclusione dalla lunga distanza, non si è fatto pregare e ha bruciato la retina, 7-2, ancora un errore per Senigallia. Di Marco per Icanci, canestro di Icanci, fallo subito e tiro libero supplementare, il fallo a Pierantoni, il fallo commesso, un fallo subito per Iris Icanci, anche qui un canestro, un punto sarebbe da ascrivere a Mattias Di Marco. Time out chiesto da coach Alessandro Valli. C'è il piccolo Leon anche al Palacastellana, la prima volta a presenziare ad una partita della cestistica del suo papà, ovviamente presenziare tra virgolette, ricordiamo che Leon Di Marco è nato praticamente a Natale. 6 minuti e 21 secondi da giocare, 9 Allianz San Severo, 2 per la Golden Gas Senigallia. Ricordiamo la vittoria a Senigallia per i padroni di casa, maturata soltanto dopo un overtime. Si fanno sentire sempre più i Black Devils, encomiabili nel loro supporto alla squadra, sempre per il tifo positivo per la propria squadra, mai contro la squadra avversaria. Decisione che sta facendo apprezzare in giro per l'Italia i supporter gialloneri. Tiro libero supplementare realizzato da Iris Icanci, doppia cifra nel punteggio per l'Allianz, 10-2, 10 punti in meno di 4 minuti di gioco per la formazione sanseverese, un po' oltre la media ma molto sotto la media i due punti della Golden Gas, che adesso è in fase offensiva con la palla recuperata ancora dai Icanci. Di Marco, Marmugi, Di Marco ancora, prova la tripla Di Marco, c'è la tripla di Mattias Di Marco a Marmugi, segue Di Marco dai 6,75 intervallati dai tre punti di Icanci per canestro e tiro libero supplementare. Caverni è un po' fermato da Ciribeni, rischiava di incartarsi, poi riesce a servire Maddaloni, va al tiro Maddaloni, sbagliato, il rimbalzo ancora di Luca Marmugi. Di Marco in palleggio,
per Marmuggi, Di Marco ancora. Marmuggi, Ciribelli, dentro in post per Quarisa, cade con il contatto Maddaloni con Andrea Quarisa. Il play di Senigallia che gli deve qualche centimetro e qualche chilo, evidentemente non ha retto al contatto con il lungo di Venezia. Prova la tripla, sbagliata anche in questa occasione Pierantoni. Quarisa per Di Marco, Ciribeni, fallo in attacco ai Canci nel contatto con Pierantoni. Secondo fallo per Iris Canci e qui probabilmente ci sarà un cambio per coach Piero Cohen. Un buon colpo d'occhio al Palacastellana anche in questa partita, con molta più gente presente sugli spalti dove è posizionata la nostra postazione. Il fallo è stato addebitato a Quarisa e non a Di Canci. In effetti la panchina sanseverese chiede spiegazioni. Adesso c'è un contatto con Di Canci che ha qualche problema alla gamba destra e Cohen è una furia e il secondo arbitro gli commina un fallo tecnico, sia perché probabilmente non è stato d'accordo sulla fischiata ai danni di Ciribeni, ma soprattutto perché gli arbitri non hanno visto il contatto di un giocatore di Senigallia nei confronti di Canci, che è ancora claudicante. Barsan di lunetta per un tiro libero e poi ci sarà possesso di palla. 3 punti per Senigallia a 4 minuti e 38 secondi dal termine della prima frazione di gioco. È stato probabilmente proprio Barsanti che è il giocatore più beccato dalla tifoseria sanseverese. E adesso Di Canci chiede il cambio e fa vedere all'arbitro quali sono state le conseguenze del contatto. Entra in campo Scarponi. Barsanti che anche nel match di andata ebbe dei contatti con qualche giocatore sanseverese, Ricci soprattutto. 15-3, 4 minuti e 30 secondi da giocare nella prima frazione. Primo cambio in assoluto nel match, l'ingresso in campo di Capitan Scarponi per rilevare Iris Canci che ha guadagnato le vie dello spogliatoio. C'è il fallo di Ciribeni su Caverni. Ciribeni era saltato nel suo cilindro, Caverni praticamente si era portato avanti col fisico ed è andato a collassare su Leonardo Ciribeni, che viene addebitato del secondo fallo personale. Ci auguriamo che il match non possa sfuggire dalle mani alla coppia arbitrale. Rientra in campo, entra in campo Gnaccarini con il numero 7 al posto di Caverni, anche lui uscito per il contatto con Ciribeni, ed è Gnaccarini che è andato a sostituire il giocatore che avrebbe dovuto andare in lunetta. Ma lui ai 2 tiri liberi. Di Canci esce dagli spogliatoi, ritorna in panchina e dà la sua disponibilità a coach Piero Cohen. 15-4, 2 su 2 per Marco Gnaccarini. 15-5, Ciribeni scambia con Di Marco, ribalta Di Marco ancora per Ciribeni, Scarponi ribalta per Di Marco,
dentro per Quarisa che sbaglia il rimbalzo ed Ignaccarini subito per Barsanti, Pierantoni, il tentativo di servire il taglio di Maddaloni, capisce tutto Luca Marmuggi, eccolo servito, Ciribeni, Quarisa, a vedersela con Pierantoni, apre per Scarponi, per Di Marco, da tre Mattias Di Marco realizza e la dedica e verso il, la carrozzina dove c'è Leon. Barsanti si alza al tiro, realizza 18 a 7 più 11 San Severo. Scarponi può provare da tre, Scarponi è lungo, il rimbalzo di Barsanti, Marinelli, ma il pallone è stato toccato con un piede da Quarisa, quindi il cronometro che resta a 18 secondi, fosse stato sotto i 14 sarebbe stato resettato a 14 secondi. Maddaloni è pronto per la rimessa, anzi il servizio è stato di Ignaccarini per Maddaloni, ancora Ignaccarini, Maddaloni scusate, che subisce fallo da Di Marco. Tiri liberi, 5 falli, sesto fallo della Allianz contro un solo fallo della Golden Gas Senigallia. Pronto ad entrare in campo Antonello Ricci, mette a segno il primo tiro libero Sergio Maddaloni, 3 minuti e 07 da giocare, scende sotto la doppia cifra il vantaggio San Severo, 18 a 9 il parziale. Esce Leonardo Ciribeni, entra in campo Antonello Ricci. Vedremo un po' chi andrà a occuparsi di organizzare la fase offensiva per l'Allianz San Severo con Ricci e Di Marco contemporaneamente in campo. Scarponi, Di Marco, Quarisa, anzi Marmuggi per Quarisa. Apre per Di Marco, ancora Quarisa. C'è il fallo di Marinelli su Andrea Quarisa, non ci sono tiri liberi, rimessa dal fondo, il primo fallo di Marinelli, il secondo in assoluto per la Golden Gas Senigallia. 18 a 9, 2 minuti e 46, rimessa dal fondo con 14 secondi a disposizione per la Allianz, il servizio per Scarponi, secondo errore per il capitano in questo match. Pierantoni va al tiro sbagliato, il rimbalzo di Di Marco che rimette in moto la Allianz San Severo. Di Marco prova da tre, corto per il rimbalzo di Barsanti, mette energia alla sua squadra Barsanti, poi serve il pivot in movimento, per fortuna della Golden Gas Marinelli riesce a fermarsi, rimessa dal fondo per San Severo perché poi il servizio schiacciato successivamente da parte di Ignaccarini sempre per Marinelli non riesce ad essere controllato dallo stesso Marinelli, entra Catalani per Pierantoni, entra anche Cena per Marmuggi, Ricci si ferma, Scarponi imposta ancora per Andrea Quarisa, c'è il fallo a Quarisa, anzi no, al difensore, a Maddaloni sul contatto con Quarisa, terzo fallo di squadra per Senigallia, il primo personale per Maddaloni, rimessa dal fondo sempre per San Severo, 1 minuto e 58 secondi da giocare in questa prima frazione, 14 a disposizione per l'Allianz, c'è il fallo nei confronti di Cena che adesso andrà in lunetta per due tiri liberi, fallo di Catalani, Enzo Cena in lunetta, San Severo che ha 1 su 1 con Iris Icangi al tiro a cronometro fermo. Mette a segno il primo Enzo Damian Cena nelle ultime tre stagioni all'Ambrosia Biceglie.
c'è anche il secondo. 20-9 e il divario ritorna sopra la doppia cifra per la formazione sanseverese in fase difensiva, con Di Marco che prova a sporcare il palleggio a Maddaloni che va al tiro sbagliato, il rimbalzo di Guarisa per Di Marco. Ricci, Di Marco, ancora Di Marco per Ricci, 11 secondi. Di Marco prova ad andare al tiro, non c'è, il rimbalzo dello stesso Di Marco che va a realizzare. Sfrutta il blocco di Guarisa Mattias Di Marco e va a correggere il suo errore da tre punti con un canestro in sottomano appoggiato a tabella. Barsanti apre per Maddaloni, il tiro sbagliato ancora una volta, il tocco è di Cena. Sull'errore di Maddaloni c'è cambio ancora, esce proprio Maddaloni per il ritorno in campo di Michele Caverni. Rimessa dal fondo di cui se ne incarica Barsanti per la Golden Gas Senigallia. Tocco di Scarponi. Barsanti chiede a Scarponi di allontanarsi, ma così non è, perché Scarponi può arrivare fino alle soglie della linea di fondo campo. Il tiro sbagliato ancora una volta da Gnaccarini. Cena può provare da tre, rinuncia per Di Marco. Era già pronta la panchina sanseverese ad esultare. C'è il canestro annullato a Guarisa. In effetti, se contatto irregolare c'è stato, andava fischiato, perché Catalani non aveva i piedi nello smile. Pronto a rientrare Luca Marmugi al posto di Guarisa. Guarisa che chiede spiegazioni sul numero dei falli. In effetti il fallo precedente, che tutti pensavano fosse stato addebitato ai Kanji, in realtà è stato addebitato ad Andrea Guarisa, che adesso ne ha due. E anche lui stesso pensava di averne solo uno, che questo fosse il primo fallo. Frazione di passi clamorosa di Catalani. Eccolo che riceve ancora da Marinelli, non si perfeziona il passaggio. Caverni va fino in fondo, Caverni, e Marmugi che è fermo dal blocco di Marinelli. 22-11, 14 secondi da giocare in questo quarto. Di Marco, balla, tripla Di Marco, non riesce la conclusione. Poi c'è la fine della frazione che vanifica il tentativo di Gnaccarini. Finisce il primo quarto con il vantaggio della Allianz Cestistica Città di San Severo nei confronti della Golden Gas Senigallia per 22-11. Sta per iniziare il secondo quarto con il possesso di palla che sarà per la Golden Gas Senigallia. Si ripartirà dal 22-11. Allianz in campo con i Kanji, che è ritornato sul parquet insieme a Ricci, Di Marco, Marmugi ed Enzo Cena. Per Senigallia ci sono Caverni, Gnaccarini, Barsanti, Marinelli e Catalani. Rimbalzo di Ricci che sale altissimo a recuperare questo pallone dopo il tiro sbagliato in apertura della Golden Gas Senigallia. Eccolo i Kanji, apre per Cena, Marmugi, Di Marco, esce i Kanji, riceve i Kanji a vedersela con Barsanti, lo punta, c'è il fallo di Barsanti, primo fallo di squadra nel secondo quarto per la formazione biancorossa. Rimessa laterale per la Allianz San Severo, 9 minuti e 26 secondi da giocare. Restiamo ancora sul 22-11, vantaggio sanseverese che è in fase offensiva con i Kanji che scambia con Ricci, e c'è il fallo di Marinelli. Due falli consecutivi subiti da Iris i Kanji in meno di 10 secondi di gioco.
questa volta Ikanji va in lunetta per due tiri liberi. 1-1 per Ikanji dalla lunetta fino ad ora. Il tiro libero supplementare segnato nel corso della prima frazione, mette a segno il primo tiro libero. 23-11. Percorso netto per Iris Ikanji, più 13 San Severo, Caverni. Buona esecuzione di Caverni, il contatto tra Marinelli e Marmucci premia Marinelli che fa restare in attacco la sua formazione. Caverni ancora nell'angolo per Catalani, prova a ribaltare, non trova un compagno. Palla persa per la Golden Gas. C'è un doppio cambio per coach Alessandro Valli. Entra in campo Bertoni e rientra Pierantoni al posto di Marinelli e Passanti. Anzi no, è Pasquinelli con il numero 18. Bisogna rieffettuare la rimessa per la ripresa del gioco, lo fa Di Marco per Antonello Ricci. Riceve Di Marco che sfrutta il blocco di Cena, poi va lo stesso Cena al tiro dai 6,75, non riesce ad andare a recuperare il rimbalzo di Canci perché il pallone ha scheggiato il cerchio ed è andato immediatamente oltre il rettangolo di gioco. Iaccarini per Caverni, Catalani, il servizio per Pierantoni, la palla quasi recuperata da Ikanji, ma è Pasquinelli per Catalani che va al tiro sbagliato. Di Marco per Ricci, Di Marco ancora, Luca Marmucci, prova da tre, non c'è il rimbalzo di Ikanji che riapre ancora per Di Marco che può ricostruire questa azione offensiva. Ikanji raddoppiato da Catalani, fischio arbitrale per il fallo di Marmucci sul tentativo di contropiede della Golden Gas Senigallia. Si stringono la mano Caverni e Ikanji, ex compagni di squadra nell'All-Star Game. Ricci su Caverni, Ikanji e su Pasquinelli, marcatura uomo per questo inizio di fase difensiva dell'Allianz San Severo. Caverni va al tiro, realizza. 24-14. Di Marco per Antonello Ricci e Ricci viene sporcata la palla da Pasquinelli e l'arbitro assegna la sfera ai giocatori biancorossi. Pasquinelli per Pierantoni, poi cerca e trova Iaccarini. Pierantoni ancora, Iaccarini si alza al tiro e c'è il fallo con una spinta evidente di Catalani nei confronti di Enzo Cena. Tre falli di squadra per la Golden Gas, un fallo di squadra per l'Allianz San Severo, secondo fallo personale per Catalani. Di Marco per Ikanji, c'è il blocco di Cena, apre per Ricci. Ikanji ancora, gran bel servizio per Enzo Cena. Caverni per Pierantoni, restituisce la palla a Caverni che va al tiro, sbagliato questa volta. Il rimbalzo di Ikanji per Mattias Di Marco, pronto a rientrare in campo Quarisa con Enzo Cena, fin troppo altruista nel servire Ikanji. C'è
ci poteva stare anche la conclusione del giocatore argentino. Intanto c'è il secondo time out chiesto da Alessandro Valli. 6 minuti e 47 secondi da giocare in questa seconda frazione di gioco. Allianz San Severo che ha quasi doppiato il punteggio della Golden Gas, 26 a 14. Si è ribaltata un po' la situazione falli rispetto alla prima frazione, un solo fallo di squadra per San Severo in poco più di 3 minuti di gioco, 3 falli di squadra invece per la formazione marchigiana. Questa mattina si è tenuta l'assemblea dei sostenitori abbonati e dei sostenitori sponsor, che hanno eletto un rappresentante a testa in seno al consiglio di amministrazione, rispettivamente Angela Maglieri e Davide Martignetti, una ulteriore dimostrazione della territorialità e dell'apertura della dirigenza dell'Allianz San Severo, che vuole fare di questa entità il patrimonio della città. Intanto c'è la tripla, la pallotta di Enzo Cena. 29 a 14. Caverni perde palla, la recupera Ricci che da dietro va a servire i canci. Sente profumo di sangue, evidentemente l'Allianz San Severo vuole addentare la Golden Gas. La palla recuperata da Di Marco per Ricci, Cena, Guarisa, c'è il canestro e c'è anche il tiro libero supplementare. Showtime al Palacastellana. Lunetta per Guarisa, tiro libero supplementare. Mette a segno anche il tiro libero supplementare Andrea Guarisa. 6 minuti da giocare, 34 a 14. È pronto Caverni per la rimessa dal fondo, un giovane di cui sentiremo parlare. Infrazione di passi di Gnaccarini. Ancora una volta la Golden Gas non riesce a superare la metà campo sulla pressione dell'Allianz. Ricci è pronto alla rimessa. Di Marco. Ricci! E c'è il fallo di Caverni su Antonello Ricci, che andrà in lunetta per 2 tiri liberi. Secondo fallo per Michele Caverni. Più 20 San Severo in meno di 15 minuti di gioco. Ricci mette a segno il primo. C'è anche il secondo. Scivola Pierantoni. Palla per Pasquinelli. Eccolo Pierantoni che riceve da Maddaloni. C'è Guarisa su Maddaloni. Mentre Cena è su Pierantoni, viene raddoppiato e poi non riesce a servire un compagno di squadra. I canci per Antonello Ricci, che va fino in fondo. Antonello Ricci. In campo c'è solo una squadra. C'è l'Allianz San Severo. Adesso il fallo ad Enzo Cena su un'ennesima palla recuperata dell'Allianz San Severo. E Guarisa invita i compagni di squadra a continuare così. Caverni è pronto alla rimessa per Maddaloni. Il servizio, lo scambio con Pierantoni. Caverni, su di lui c'è Ricci. Pierantoni, palla consegnata, sporcata da Ricci.
E la palla recuperata ancora dalla difesa sanseverese. Di Marco per i Canci. 40-14. Triplo cambio per la Golden Gas. Stanno per entrare in campo Passanti, Bertoni e Maddaloni. Il tiro sbagliato da Catalani. Ricci perde il possesso di palla, Antonello Ricci. 40-14, 4 minuti e 36. Escono dal campo Gnaccarini, Catalani e Caverni per la Allianz. Non sono ancora entrati in campo Vita Nostra e Giovanni Romano. Maddaloni, servizio per Pierantoni. Pasquinelli, prova il tiro Pasquinelli, rimbalzo altissimo di Icangi per Mattias Di Marco, dentro per Enzo Cena e poi non riesce a servire. Quarisa cambia idea mentre era già a volo e poi Ricci recupera un pallone spettacolare. Di Marco per Quarisa, un no look da parte di Di Marco. Icangi, c'è Iris Icangi, 43-14. Golden Gas Senigallia annichilita in questi primi 16 minuti e poco più di gioco, dai 43 punti dell'Allianz, ma soprattutto da una difesa che non ha lasciato scampo. Sono solo 14 punti realizzati dalla Golden Gas in 17 minuti di gioco. Di Marco in palleggio, vuole il servizio per Cena, lo trova in palleggio in avvicinamento Cena, la palla recuperata dai Canci, 10 secondi ancora da giocare. Ricci vuole il blocco, lo trova, vuole andare fino in fondo Ricci e lo fa, però non trova il canestro. Il rimbalzo di Quarisa, 45-14. Sergio Maddaloni, Pasquinelli, c'è il blocco di Bertoni, Pasquinelli ancora che prova a servire Bassanti, la palla sporcata dai Canci. Rientra in campo Ciribeni al posto di Mattias Di Marco. 2 minuti e 39, 45-14. Allianz in fase difensiva con questo tentativo di sfondare da parte di Maddaloni, che va a realizzare il 16° punto in 18 minuti di gioco per la Golden Gas. Ricci per Ciribeni, Ricci ancora, esce e riceve i Canci, in post per Quarisa. Deve vedersela con Catalani, serve i Canci, il rimbalzo è di Pasquinelli. Maddaloni, Pasquinelli ancora, su di lui c'è Ciribeni, è lungo, va a tabella a realizzare. Con un pizzico di fortuna Pasquinelli. Parziale di 5-0 per la Golden Gas e coach Piero Cohen chiama time out. Più 26 per Sansevero, 45-19, mancano 2 minuti e un secondo al termine del primo tempo. Dopo questo match la Allianz andrà a rendere visita alla Dino Bigioni Shoes Poderosa Montegranaro, partita che si disputerà domenica prossima alle ore 18. Sarà probabilmente la sfida tra le due prime in classifica, potrebbe essere la sfida che potrebbe assegnare alla lunga il primo posto al termine della regular season. Ricordiamo che dopo la stagione regolare si disputeranno i playoff, si partirà dai quarti di finale al meglio delle tre partite, semifinale e finale al meglio delle cinque partite. La vincente della finale andrà a incrociare in una Final Four
a Montecatini la vincente delle finali degli altri tre gironi. Da queste verranno fuori le tre promozioni in Serie A2. Si riprende Ricci, prova ad attaccarlo Bassanti. Ricci supera la metà campo, riceve Marmugi per i canci. Ciribeni, Marmugi in post per Quarisa. In palleggio Quarisa, sporcato il pallone. Si tiene la mano destra Mattias Di Marco in panchina, ci auguriamo non sia nulla che possa precludergli di tornare in campo. I canci, ne fa saltare uno, ne fa saltare un altro e va a realizzare. Palla recuperata da Ricci, poi non riesce a controllare la sfera, ma ha fatto tantissimo Antonello Ricci in quel tentativo, tanto da ricevere gli applausi del Pala Castellana, della panchina e di coach Piero Coen. Pressione a tutto campo per la Allianz. E adesso c'è un rimprovero alla panchina da parte della coppia arbitrale. Le coppie Ricci su Maddaloni, i canci su Bassanti, Ciribeni su Pasquinelli, Marmugi su Bertoni e Quarisa su Pierantoni. Si riprende, palla per Pierantoni, Pasquinelli, Bertoni. Il tiro di Pasquinelli ancora una volta dalla lunga distanza a tabella. Non è altrettanto fortunato in questa occasione il giocatore in maglia numero 18 della Golden Gas. Maddaloni, il servizio ancora per Pasquinelli che centra ancora una volta la retina. C'è ancora time out chiesto da coach Piero Coen. 66 secondi da giocare, 47 a 22. Parziale aperto di 8 a 0 per la Golden Gas Senigallia. 8 a 2 per Senigallia, il canestro in precedenza del 47esimo punto per la formazione sanseverese, che si sta confermando la migliore difesa del campionato. Scadono i 60 secondi per questa sospensione, con le squadre che devono fare ingresso in campo sollecitate dalla coppia arbitrale composta da Giuseppe Langella e Marco Silva. Rientra in campo l'Allianz con Ciribeni, Canci, Ricci, Quarisa, Marmugi. Per Senigallia in campo Bassanti, Bertoni, Maddaloni, Pasquinelli e Pierantoni. Possesso di palla Allianz con Antonello Ricci a superare la metà campo. Marmugi, blocco irregolare di Marmugi, giusta la fischiata arbitrale, l'ha fatta vedere anche bene Bassanti e la palla è stata assegnata alla Golden Gas, con Bertoni che quasi si vergogna a superare la metà campo. E la palla rubata da Ricci. Fino in fondo Antonello Ricci, slalom, stile il miglior Alberto Tomba. In terzo tempo va ad eludere la marcatura di due difensori biancorossi. 49-22, 30 secondi da giocare. Ricci ancora quasi ruba palla, ancora una volta Pierantoni. I canci su Bassanti, prova dalla lunga distanza Bertoni. Ultima azione molto probabilmente di questo secondo quarto. Ricci, ancora una volta fino in fondo Ricci, ma questa volta non si sposta sulla finta
Nicola Catalani e Ricci gli va a sbattere contro. C'è cambio prima di questa rimessa, 6 secondi da giocare, Romano in campo al posto di Ciribeni. Pronto ad entrare in campo anche Scarponi al posto di Gangi. Scarponi su Bassanti, Romano sul portatore di palla. Eccolo che recupera palla, Giovanni Romano va al tiro finale. Giovanni Romano finisce qui sul 49-22 il primo tempo tra Allianz San Severo e Golden Gas Senigallia. Sta per cominciare il terzo quarto del match tra l'Allianz Cestistica San Severo e la Golden Gas Pallacanestro Senigallia. Si riparte dal 49-22, il vantaggio di 27 lunghezze della formazione di coach Piero Cohen, che è in campo con Ciribeni, Marmugi, Di Marco, Quarise e Scarponi. Eccolo Scarponi in possesso di palla in questa fase offensiva, che va ad aprire per Marmugi, dentro per Quarisa, l'avvicinamento a canestro di Andrea Quarisa che va al tiro sbagliato, il rimbalzo della formazione di Senigallia con Bassanti che è in campo insieme a Pasquinelli, Marinelli, eccolo Pasquinelli che va al tiro sbagliato, Maddaloni e Pierantoni. Anzi no, è Bertoni il quinto giocatore della formazione biancorossa in fase difensiva in fase offensiva in questo momento. Attacco Allianz con Di Marco per Scarponi che va al tiro sbagliato, il rimbalzo di Ciribeni stoppato, rimbalzo recuperato da Bassanti per Maddaloni. Apertura con i piedi ben messo a terra, ma sbaglia Bertoni. Allianz che prova ad attaccare con Di Marco che va a realizzare. I primi canestri del secondo tempo portano la firma di Mattias Di Marco. La palla recuperata da Marmugi nel tentativo di Bassanti di servire il taglio di Maddaloni. Gran bel servizio di Di Marco per il taglio di Marmugi. 53-22 con l'Allianz che ha concesso 11 punti per quarto alla formazione marchigiana. Bassanti che consegna a Bertoni, sbaglia il rimbalzo di Quarisa che si aiuta anche con la tabella. Palla sporcata e recuperata da Bassanti. 53-22 con l'errore di Pasquinelli, il rimbalzo di Quarisa. Scarponi prova la tripla, Scarponi questa volta è sfortunato, rimbalzo offensivo dell'Allianz con Quarisa per Di Marco. Scarponi dentro per Quarisa, la palla che viene recuperata poi dalla formazione di Senigallia che lancia in contropiede Pasquinelli. 53-24 sono i primi due punti del secondo tempo della Golden Gas di Senigallia. Di Marco scambia con Ciribeni, riceve ancora da Di Marco, Ciribeni che va al tiro sbagliato, sfortunato, primo secondo ferro e pallone che esce fuori e poi è Marinelli che va a realizzare in doppia cifra. Di Marco 10 punti, 14 punti per i Cangi, per la formazione sanseverese. Nessun giocatore in doppia cifra invece per Senigallia. Scarponi al tiro, Scarponi non c'è neanche in questa occasione, con la palla che viene recuperata per un attimo da Di Marco e poi non riesce a controllare la sfera nonostante un tentativo disperato da parte di Bertoni prima del time out chiesto da coach Alessandro Valli. San Severo che nel primo tempo ha tirato con
il 38% da 3, 5 su 13, il 62% da 2, 15 su 24 per un totale di 20 su 38. Per Senigallia il totale di 9 su 36, ha avuto 6 su 15 da 2, 3 su 21 da 3 punti dalla lunga distanza. Hanno realizzato soltanto Pasquinelli due volte, di cui una tabella, e Caverni 1 su 2 per lui. Con Quarisa che è già alle soglie della doppia doppia con 10 rimbalzi e 9 punti. Si riprende dal 53 a 26 per la Allianz San Severo. Quarisa unico giocatore in doppia cifra in termini di rimbalzi fino a questo punto del match. Di Marco per Ciribene. 1 su 4 per Ciribene. Il tiro di Marmucci non c'è, il rimbalzo che è recuperato da Maddaloni nonostante il tentativo di Di Marco. Maddaloni che supera la metà campo. L'ultimo tocco è di un giocatore sanseverese, quindi ci sarà rimessa dal fondo per la formazione biancorossa. 53 a 26, sempre ben oltre il doppio del punteggio della formazione avversaria per la Allianz. Pazienza, assicurazioni, cestistica città di San Severo. Marinelli al tiro un po' scoordinato, ma riesce comunque ad andare alla conclusione positiva. Marinelli, Marmucci per Ciribene, apre per Scarponi, la tripla di Scarponi, c'è il canestro dalla lunga distanza per Ivan Scarponi, il primo canestro da tre punti per lui. La palla sporcata da Di Marco, recuperata in collaborazione con Quarisa, Ciribene, servizio con un messaggio sul pallone da parte di Di Marco, appoggiare a canestro. Pronto a rientrare in campo Antonello Ricci. Maddaloni per Marinelli, Pasquinelli il fallo di Di Marco su Fabrizio Pasquinelli, il primo fallo del secondo tempo, quello speso dal play sanseverese che adesso lascia il campo per il ritorno su parquet di Antonello Ricci. In 14 minuti in campo Antonello Ricci ha realizzato 6 punti, 2 su 3 da 2 e 2 su 2 ai tiri liberi. Andrà in lunetta per il tiro libero supplementare Andrea Barsanti. Cinque punti per Barsanti, diventano 6. 2 su 6 al tiro per Barsanti. Ricci chiama lo schema, Antonello Ricci esce e riceve Ciribene, può servire Scarponi, preferisce andare ad appoggiare in sottomano. Pronto a rientrare anche Enzo Scena. 7 punti per Scena fino ad ora. Marinelli, Pasquinelli, il fallo di Ciribene. Terzo fallo di squadra per San Severo, 0 falli di squadra per Senigallia. Scena al posto di Quarisa. 9 punti e 10 rimbalzi per Andrea Quarisa. Maddaloni in palleggio. C'è il blocco di Marinelli, propone il pick and roll, non c'è il tiro realizzato dalla lunga distanza da parte di Bertoni. Ciribene, Scena. C'è il fallo di Pasquinelli su Enzo Scena. Primo fallo di squadra per la Golden Gas. Primo fallo personale anche per Pasquinelli.
piena per Ciribeni. Ciribeni per Scarponi da tre, il rimbalzo di Pasquinelli. Marinelli prova a resistere il tentativo di avvicinamento di Marinelli. Luca Marmugi, eccolo in palleggio, che subisce il fallo da parte di Bassanti sul tentativo di raddoppio. Marmugi che si era avventurato nel palleggio che non è proprio il suo fondamentale migliore, dal momento che ha un'altezza che non gli permette di controllare al meglio la fase di palleggio, non è proprio il suo ruolo. Esce Scarponi, rientra in campo Icangi, ma la marcatura a tutto campo nei confronti del portatore di palla sanseverese avevano costretto Marmugi a mettere il pallone a terra. Eccolo Marmugi per Ciribeni. Esce, riceve Icangi, c'è il tocco di un giocatore biancorosso, quindi rimessa dal fondo per l'Allianz San Severo, 60 a 36 il vantaggio dell'Allianz, mentre Montegranaro sta vincendo a Martina Franca, 38 a 32 il parziale. Cena prova ad aprire, Cena che stava per uscire con i piedi dal campo, capisce tutto Mataloni che va in contropiede, va a realizzare. Stava per schierarsi la difesa sanseverese che non è riuscita ad apporre granché di fase difensiva. Poi c'è il fallo, c'è l'errore di Cena. Bassanti va al tiro, sbagliato, l'autore della tripla del pareggio al termine del 40° minuto di gioco nella gara di andata. Marmugi, Ricci pronto a rientrare in campo, Guarisa. Attacco ancora della Allianz e ancora una palla recuperata con Bassanti che va a realizzare, c'è il fallo antisportivo di Enzo Cena e quindi ci sarà il tiro libero supplementare e poi la rimessa a metà campo per la Golden Gas e coach Piero Cohen chiama time out sul 60 a 40. Fase di recupero per la formazione di Senigallia. A Martina Franca il parziale di 45 a 51 per la poderosa Montegranaro, che ha a questo punto buone chance di portare a casa la posta in palio e quindi restare al primo posto in classifica insieme alla formazione sanseverese, quindi giocarsi la leadership domenica prossima proprio nella bombonera di Montegranaro. 10 punti di Marco, 14 punti di Icangi, giocatori in doppia cifra per l'Allianz San Severo, nessuno per la Golden Gas che ha Barsanti, Maddaloni e Pasquinelli con 8 punti. Non ha ancora realizzato Pierantoni, è entrato nel primo quintetto, 16 minuti e 35 in campo. Il più utilizzato per la formazione sanseverese è stato Di Marco, 24 minuti sul parquet, 22 minuti invece per Bassanti. Eccolo in lunetta per il tiro libero supplementare, mentre è pronto Pasquinelli a metà campo per rimettere in gioco dopo il fallo addebitato quale antisportivo ad Enzo Cena. 60-41, 2 minuti e 44. Parziale di 11-19 per Senigallia in questa terza frazione. Adesso perde palla con Bassanti, rimessa per la Allianz di cui se ne incaricherà Enzo Cena su indicazioni di Andrea Guarisa. Palla per Antonello Ricci, Pasquinelli e Bassanti a raddoppio su Ricci. C'è un contatto con Pasquinelli che ha mandato Ricci su
un altro compagno di squadra, nella fattispecie era Bertoni. Poi c'è il fallo di Marinelli su Quarisa. Terzo personale per Marinelli, terzo di squadra per Senigallia, Allianz che ha già speso il bonus dei falli. 2 minuti e 21. Quarisa mette a segno il primo tiro libero, doppia doppia anche per lui, anche in questa partita. 10 punti, 10 rimbalzi. Resta quota 10 nei punti. Quarisa che sbaglia il secondo tiro libero. Marinelli va al tiro sbagliato. Undicesimo rimbalzo per Quarisa. Ricci trova un'autostrada, va fino in fondo. Antonello Ricci, 8 punti per Antonello Ricci. 2 minuti da giocare. Maddaloni in palleggio, sale a proporre il blocco Marinelli, apre per Bertoni, forse c'era il fallo di Cena, la marcatura su Bertoni. Maddaloni ancora, 7 secondi, il servizio per il canestro realizzato proprio da Bertoni. Cena per Ricci, i canci, non c'è il passaggio per Quarisa, torna da Ricci. Ritorno per Ikanji, fa saltare un avversario, Ikanji che va a realizzare. 6-5-4-3 più 22 San Severo. 1 minuto e 17 da giocare nel terzo quarto. Marinelli per Barsanti. Barsanti che apre per Maddaloni, il servizio per Marinelli che va a realizzare. Taglia facilmente la difesa sanseverese in questa fase Marinelli. 6-5-4-5, 23 punti realizzati in frazione di passi per i canti, 23 punti realizzati in questo terzo quarto dalla Golden Gas Senigallia contro i 16 dell'Allianz. Ma la notizia è che Senigallia in poco più di 9 minuti di gioco ha realizzato più del bottino messo a segno nel primo tempo. Maddaloni, Pasquinelli, pallone per Bertoni che va fino in fondo e subisce fallo, ci saranno tiri liberi per lui, 2 tiri liberi per Bertoni. C'è il cambio, rientra in campo Caverni, in campo per 11 minuti e 39 secondi. Primi tiri liberi per Bertoni, 5 punti per lui fino ad ora. Mette a segno il primo. 1 su 3 da 2, 1 su 2 da 3 per lui, il bottino dal campo. Mette a segno anche il secondo. 6-5-4-7. I canci per Enzo Cena, i canci ancora, Ricci supera bene la pressione a tutto campo di Senigallia, la Allianz San Severo. Ricci si beve Caverni, apre per Cena che ha realizzato. Maddaloni prova ad andare fino in fondo, va a sbattere su Quarisa ma realizza sul suono della terza sirena finale. 6-8-4-9. In campo la Allianz San Severo ad attendere l'inizio della frazione finale del match valido per la terza giornata del girone di ritorno del campionato di Serie B edizione 2015-2016. Entra in campo anche la Golden Gas Senigallia. Allianz in campo con Ricci, Ciribeni, Kanji, Cena, Quarisi. Golden Gas in campo con Bassanti, Caverni, Bertoni, Marinelli e Maddaloni. Rimessa per la formazione biancorossa, servizio subito per Caverni che trova il raddoppio, va a servire Bertoni che prova dalla lunga distanza, realizza da 3 punti. 68-52, Quarisa per Cena, Ricci,
il palleggio Ricci per Ciribeni, prova ad accelerare Ciribeni, sta per rientrare in campo Di Marco. Maddaloni quasi perde palla, Maddaloni va fino in fondo al tiro, primo ferro, recupera il suo stesso rimbalzo, serve Bassanti che va al tiro approssimativa, la conclusione del numero 9 di Senigallia. Ci potevano essere delle scelte migliori per il numero 9 di Senigallia, ma ovviamente stando comodamente in tribuna è tutto molto più facile. Se avesse fatto canestro avrebbe avuto ragione sicuramente Bertoni, anzi Bassanti, è stato l'autore del tiro sbagliato. Esce Ricci, entra in campo Di Marco, esce Cena e rientra anche Scarponi. Rimessa dal fondo di cui sta per incaricarsene Matias Di Marco. 6-8-5-2, 8 minuti e 52 da giocare con i canci, che va a realizzare il 70° punto dell'Allianz. Caverni per Marinelli, Caverni prova ad andare fino in fondo, l'ultimo tocco è suo e quindi la rimessa è per l'Allianz San Severo. Rimessa per l'Allianz, si attende un giocatore giallo-nero per effettuare la ripresa del gioco. Scarponi per Di Marco, Caverni in marcatura su Di Marco, pronto a rientrare in campo Marmugi. I canci, Scarponi nell'angolo, Ciribeni esce nonostante il contatto con Bassanti, Ciribeni, Ciribeni ancora fino in fondo, Valtino sbagliato, il rimbalzo è ancora di Ciribeni per Scarponi. Di Marco, 14 secondi per il secondo, la seconda opportunità. Di Marco finta il tiro, va ad effettuare un assist per Andrea Guarisa che subisce fallo, Andrea Lunetta per due tiri liberi, secondo fallo di squadra per Senigallia, il fallo speso da Andrea Bassanti, la terza penalità personale per lui. Pronto a rientrare Gnaccarini, proprio al posto di Bassanti. Due tiri liberi per Guarisa, che ormai anche in questa partita si è assicurata la doppia doppia con un pizzico di fortuna. Ha messo a segno il primo tiro libero, non c'è il secondo. 71-52, 9 minuti e 10. Maddaloni, pallone per Caverni che strappa, va al tiro e va a realizzare. Ancora un assist di Matias Di Marco per i canci, che ha dovuto soltanto appoggiare al cristallo. Prova la conclusione dalla lunga distanza Maddaloni, Ciribeni, Di Marco, i canci dentro per Guarisa, i canci ancora Di Marco. 7-3-5-4. Di Marco cambia mano, poi recupera il rimbalzo sul suo stesso errore, Ciribeni, extra pass per i canci, non c'è il rimbalzo di Maddaloni. Un po' leziosa la Allianz in questa fase di attacco, c'è il fallo di Di Marco prima del ritorno in campo di Luca Marmugi. Pronto un doppio cambio anche per Alessandro Valli. Marmugi al posto di Guarisa. Le consegne di marcatura tra i due. Escono Marinelli e Bertoni. Entrano in campo Pierantoni e Catalani. Caverni ferma il palleggio, 5 secondi sulla marcatura di Scarponi. Infrazione per Michele Caverni. Rimessa di Ciribeni per Scarponi, Ciribeni ancora,
organizza lui questa fase di attacco Ciribeni fino a trovare un'autostrada ad appoggiare a tabella. Leo Ciribeni domenica prossima sarà l'ex di turno a Montegranaro. 7-5-5-4. Caverni per un po' perde il pallone. Poi c'è il fallo di Leonardo Ciribeni. Con il numero 17 Ciribeni è il quarto fallo. 11 punti di Guarisa, 10 di Di Marco, 20 punti per i Canji. 7 su 9 da 2, 1 su 3 da 3. La palla recuperata per un attimo da Di Marco e poi perfeziona il recupero e c'è il fallo di Bertoni su Leo Ciribeni che andrà in lunetta per due tiri liberi. C'è time out chiesto da coach Valli, sospensione prima di questi due tiri liberi di Ciribeni. Il fallo antisportivo addebitato a Nicola Catalani. Tre falli di squadra per Senigallia, due falli di squadra per l'Allianz San Severo. 6 minuti e 31 da giocare in questa partita, saldamente nelle mani dei giocatori di coach Piero Cohen. Siete invitati a fine partita a non entrare in campo prima che gli altri della squadra avversaria abbiano fatto rientro negli spogliatoi. Grazie per la collaborazione. Per Senigallia in doppia cifra Bertoni con 10 punti, Maddaloni anche lui con 10 punti. In termini di rimbalzi totali 13 per Guarisa, 7 per Di Marco, 4 per Ricci, mentre per Senigallia ci sono 8 rimbalzi di Maddaloni, 2 rimbalzi di Pasquinelli, 4 per Marinelli e Barsanti, 3 per Pierantoni. 2 tiri liberi per Leo Ciribeni. Punti per Leonardo Ciribeni che mette a segno il primo tiro libero. 7-6-5-4. Due su due in doppia cifra anche Ciribeni e sono 5 i giocatori sanseveresi in doppia cifra con Ricci a quota 8 che potrebbe essere il sesto. Di Marco per i Canji che finta il taglio, poi si ferma e oltre ad ingannare Gnaccarini inganna anche Di Marco che gli serve un assist su un taglio che non si è completato. Caverni per un attimo pensa al tiro Pierantoni, poi si avventura in palleggio. Maddaloni si ferma nel cuore dell'area, c'è infrazione di passi. 6 minuti e 5 secondi, 77 Allianz, 54 Golden Gas. Scarponi con la palla sporcata da Catalani, nessun compagno gli ha chiamato l'uomo dietro e Scarponi non ha potuto proteggere come normalmente occorre fare in queste occasioni. Rimbalzo di Canji per Di Marco. Marmugi Ciribeni. L'errore della Allianz quando mancano poco più di 5 minuti in questa frazione finale. Catalani, palla sporcata recuperata dalla Allianz con Ciribeni che va fino in fondo, poi spinge troppo a tabella sulla marcatura di Caverni. Attacco biancorosso con il canestro realizzato da Catalani. C'è time out chiesto da coach Piero Cohen. 5 minuti e un secondo da giocare, poco più di un overtime, quell'overtime che fu fatale
all'Allianz San Severo nella partita di andata disputata nel palazzetto dello sport di Senigallia, quella che costò la prima sconfitta alla formazione sanseverese in questa stagione. Poi dopo una settimana giunse anche quella per mano di Montegranaro e possiamo già iniziare ad azzardare che quella sconfitta è stata vendicata. Solo un miracolo potrebbe far rientrare la Golden Gas in partita, a 5 minuti da giocare con 21 punti di svantaggio, mentre al palo Vojtila di Martina Franca continua a vincere Montegranaro, per cui si preannuncia il testa a testa domenica prossima, il big match del campionato alla Bombonera di Montegranaro. È entrato in campo Giovanni Romano, eccolo in possesso di palla. I canci di Marco, il palleggio di Marco, si alza al tiro, non c'è il rimbalzo di Pierantoni. Attacco di Caverni che evita la stoppata di Scarponi. Marmuggi di Marco, Marmuggi, Scarponi, Romano. I canci per Scarponi, il fallo di Caverni su Scarponi che si era ritrovato in marcatura su un giocatore che gli dà almeno 20 cm di differenza di altezza. Bonus per la Golden Gas, due falli di squadra ancora per San Severo. Scarponi, lunetta per due tiri liberi. Segno il primo, 4 punti per Scarponi, 1 su 4 da 3, 0 su 2 da 2 e 2 su 2 ai tiri liberi. 4 minuti e 21, pronto a rientrare Enzo Cena, 10 punti per Cena. Attacco Golden Gas, va al tiro dalla lunga distanza e realizza Gnaccarini. Di Marco supera la metà campo di Marco per Marmuggi, di Marco ancora, Scarponi, i canci, ribalta per Marmuggi che prende la mira da tre, poi il ferro sputa il pallone del giocatore toscano. È pronto ad entrare in campo Cristian Vitanostra, sarà l'ultima partita in giallo-nero per il giocatore originario di Canosa, cresciuto nel vivaio dell'Alius San Severo, poi l'anno scorso in prestito a Biceglie, quest'anno ritornato a San Severo. Esce i canci, gli applausi sia per i canci che per Vitanostra. Rimessa di Gnaccarini, e c'è il fallo di Marmuggi su Catalani, il contatto tra i due, Catalani è più agitato, si spiegano i due. Catalani che andrà, non c'è lunetta per lui, si danno la mano, va bene così, continuano a parlarsi. Riprende il gioco, 79 a 59, Caverni va al tiro sbagliato ma c'è il rimbalzo di Catalani. Scarponi, Romano che perde palla sul raddoppio, servizio per Caverni che va a incartarsi un po' fino a consegnare il pallone a Pierantoni che realizza. E c'è ancora time out chiesto da coach Piero Cohen, 79 a 64,
cestistica che evidentemente si sente sazia in questa partita, ma non è assolutamente il caso di abbassare l'attenzione in campo, perché Senigallia sta dimostrando di avere le possibilità di rientrare in partita, anche se mancano soltanto 3 minuti e 4 secondi al termine del match. Coach Piero Coin vuole sempre la massima attenzione. 11 a 15 il parziale per Senigallia in questo quarto. Sansevero che ha vinto i primi due, 22 a 11, 27 a 11, ha perso il terzo, 27 a 19 per Senigallia, e sta perdendo il quarto, 15 a 11, a 3 minuti e 4 secondi. 79 a 61 è il totale, a 64 è il totale. Rimessa di cui se ne incarica Marmuggi, pressione a tutto campo per Senigallia, che ha ripreso a crederci, a un certo punto aveva anche alzato bandiera bianca, adesso vuole spendere, vuole giocarsi tutte le sue possibilità. Scarponi va al tiro e realizza. 82 a 64 sul servizio di Romano. Prova a rispondere dall'altra parte Catalani, da ben oltre 7 metri. Rimessa Allianz. Marmuggi per Scarponi, Di Marco. Marmuggi, Romano. Esce bene questa volta dalla pressione a tutto campo l'Allianz, con Caverni che aveva quasi intuito, aveva intuito, ma era troppo lontano per cercare di conquistare palla. E Romano realizza la tripla. Manca soltanto Vita Nostra nel tabellone dei realizzatori per l'Allianz Sansevero questa sera. Sarebbe un bel modo per lasciare la cestistica per Cristian Vitanostra. Ed eccolo il servizio, Vitanostra sfortunato, di Di Marco, no look. Bello il taglio di Vitanostra. C'è l'errore con il rimbalzo quasi conquistato da Catalani. Di Marco per Scarponi che va al tiro, il rimbalzo è di Romano, il più piccolo di tutti, a dimostrazione che per prendere rimbalzi non necessariamente bisogna essere altissimi. Scarponi ci riprova ancora, sbaglia. 1 minuto e 10, 85 a 64, attacco Golden Gas. Palla per Caverni, dentro per il canestro realizzato da Catalani. Cambio, entra in campo Ciribeni al posto di Mattia Stima. C'è l'ultima sospensione chiesta da coach Alessandro Valli prima di questo rush finale degli ultimi 55 secondi di gioco. A 64 il parziale, 85 a 66 il parziale al Palla Castellana, con l'Allianz che conquista la 14ª vittoria consecutiva, 16 in totale. In questo girone nessuno ha fatto meglio della formazione di coach Piero Coin. In tutta la Serie B solo la Unieuro Forlì ha fatto meglio di Sansevero con 15 vittorie consecutive. Si riprenderà con il possesso di palla per la formazione giallonera. Palla quasi recuperata dalla Golden Gas, poi entro gli 8 secondi riesce a superare la metà campo
Ciribeni segnava 17 il tabellone dei 24 secondi. Scarponi va al tiro sbagliato. Palla recuperata da Ciribeni per Di Marco, per Romano. Chiama a testa lo schema di Giovanni Romano. Il blocco di Vitanostra. E Romano va fino in fondo a bersi tutta la difesa di Senigallia, poi però non riesce ad andare alla conclusione positiva, cosa che riesce a fare Gnaccarini. 5 secondi e 96 da giocare, finisce qui il match alla Pallacastellana. Con la vittoria dell'Allianz San Severo 85 a 68 il risultato finale, con cui l'Allianz va a conquistare la 14ª vittoria consecutiva, mantiene il primo posto in classifica insieme a Montegranaro, continua la favola dell'Allianz Cestistica San Severo, ne promossa nel terzo campionato nazionale, che è al primo posto in classifica. Due sono le sconfitte subite in questa stagione da Senigallia, proprio da questa formazione nel girone di andata, e poi dalla corazzata poderosa Montegranaro, con cui adesso condivide il primo posto in classifica, e domenica prossima nella Bombonera di Montegranaro si disputerà il big match di tutto il campionato tra Allianz San Severo e Dino Bigioni Montegranaro. 85-68, risultato finale con cui l'Allianz San Severo batte la Golden Gas Senigallia. È tutto dal Pallacastellana, grazie per la gentile attenzione, buonasera e buon basket a tutti.